Si vede la prossima volta. Arrivederci. Chi è tutta questa gente? Ma chi se ne frega? Deve essere una specie di punto di raduno. Si esce di qua? Salve a tutti, questo è Redo, io sono il Coisar e bentornati su... Credo che questo sia un ponte mobile. Scusate per... Deve servire la scorsa volta, però, Cristo, non si ferma, non qui si fermava, dovevo fermarlo, però. E qua, questa qui continua ad andare l'altro avanti, quindi... Hey, riesce a superarlo per sgombrare. Siamo qui, siamo appena state schiantate, sta qua ci ha messo una fascia da schiavo manomessa. Bene, quindi siamo diventati schiavi comunque. Ottimo! Allora, dobbiamo sbloccare l'altra parte del ponte. Beh, immagino che questa sia l'unica strada disponibile. Cos'è sta a fare? Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare di qua, probabilmente. Andiamo, allora. Oh, scusa, prima facevi tutte le cose straordinarie, adesso no. Va bene, grazie. No, non l'avrei mai provato. Dov'è? Porca miseria. Ah, è qui proprio. Accanto. Fai attenzione. Ho fatto di peggio prima. Tranquilla. Cos'è stato? Robot. Abbassa la voce. Forse sono vicini. E adesso che facciamo? Meno rumore possibile. Oh. Meno rumore possibile. Ci sta. Oh merda. Ah! Allontanati. A questo penso io. Ben fatta. Porca miseria, oh. Fermo, fermo. Porca miseria, mi ero appena ripristinato la vita. Ah, guarda che cattivo. Ok, la strada è libera. Vieni qui. Arrivo. Comunque si è subito abituato al fatto di essere diventato schiavetto, eh. Povero. Possiamo uscire da qui? Riesci a spostarlo? Vediamo un po'. Porca miseria. Subito d'amore d'accordo, a quanto pare. Mi sarei aspettato più grogni da parte di lui verso di lei nel mentre, però vabbè. Hanno fatto così. Andiamo allora. Cosa c'è adesso? Dimmi, qual è il tuo piano? Giusto un poco in rovina. Questa che doveva essere in New York, visto che c'era la Statua della Libertà. Portarti allora, a casa il prima possibile, così mi toglierai questo affare dalla testa e potrò spezzarti il collo. Volevo... So cosa volevi dire. Lo vedi quel fumo laggiù? È dove si è schiantata la nave schiavi. Per prima cosa dobbiamo raggiungerla e sperare che la mia piccola sia salva. La tua piccola? L'unico modo che conosco per fare 500 chilometri. Due ruote e un motore. Guarda questo posto. Ci sta. Dovevano viverci migliaia di persone. Di più. Decine di migliaia? Sì, forse. Che peccato. Chissà che cosa ne è stato di loro. Quindi siamo in un punto talmente lontano che non sanno nemmeno quante persone abitavano a New York. Porca miseria. Quando ti do il segnale, torna indietro, ok? No, 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 cosa? Non posso. Fa come dico. No. Devo trovare un modo per distruggerlo.
Poco alla volta. Ah, corri! Poco alla volta lo raggiungo. Eccoti qua, maledetto. Ah. È leggermente pericolosa l'area. Sì, cattolissimi proprio. Devo tenerli un po' a bada tutti. Distruggiamolo, Cristo. Ok, ben fatto. Quindi credo che i robetti rossi siano i punti esperienza, sapete? Ci potremmo potenziare in qualche modo. Orco 2. Ben fatta. Però diciamo che il sistema di combattimento non è affatto male. Dopo anche il rallenti a fine battaglia, diciamo, è molto sgravo. Se vogliamo uscirne vivi, quando io ti dico di fare qualcosa, tu devi farla immediatamente. Ok, ho capito. Beh, anche se lei ha la faccia comunque è abbastanza terrorizzata da lui. Almeno degli ordini? Mi lascia per dare un ordine. Muovi WASD in una direzione e rilascia per selezionare. Ah, ok. Andiamo. Ok. Ah, quindi adesso do io gli ordini, anche sulla fascia. Va bene. Ok. Adesso do io gli ordini. No, ben fatta. Una cosa parecchio strana. No, aspettate, però c'era una sfera di qua, no? Ci sono un paio di sfere, le prendo. Ok, andiamo avanti. Che freneticità. Comunque non è affatto male, nemmeno la grafica per essere un gioco vecchiotto. Non so di che, forse non è nemmeno così tanto vecchio. È per sollevare il blocco, solleviamolo. Potente! Sono storditi, ma non durerà. Beh, ok, interessante il fatto che sia riuscito a stordirli con qualcosa. Che diavolo hai fatto? È un generatore di impulsi elettromagnetici. Me l'ha dato mio padre. Disattiva i robot piccoli per qualche secondo. Abbastanza per permettermi di allontanarmi. Se io faccio così... Questa porta d'emergenza funziona ancora. Devono esserci delle batterie cariche qui intorno. Non importa. Non possiamo farci distrarre. Dobbiamo raggiungere il luogo dell'impatto. Non so a cosa servono quelle batterie, ma mi sa che a un certo punto dobbiamo... Non possiamo superarli senza farci notare. Io vado lì e li distraggo. Tu preparati a correre. Il generatore di impulsi è di nuovo carico. Andiamo. È una cosa abbastanza complicata questa del dare gli ordini. Non siamo ancora al sicuro. Ecco l'uscita. Ma non riusciremo mai a superare la voragine. Siamo esposti. Stavolta li distraggo io. Forse possiamo creare un diversivo. Devo ascoltare prima di agire. Zadi, sì.
Scusate, non volevo. Ok. Siamo di nuovo a questo punto. Adesso ascoltiamo cosa ha da dirci la nostra amica. Virgolette. Non siamo ancora al sicuro. Vediamo ecco cosa l'uscita. Farà. Ma non riusciremo mai a superare la voragine. Siamo esposti. Stavolta li distraggo io. Forse possiamo creare un diversivo. Distrailo! D'accordo, capito. Via! Ah, li distrae con delle attento, robe. L'energia si sta esaurendo. Ok, chiaro. Bene, l'energia è al massimo. Diversivo pronto, chiaro. Non riesco a manomettere la porta. Non c'è riparo. Ok, lascia fare a me. Mi sbarazzo dei robot. Come? Ah, di qua. Posso andare da loro. Bene, andiamo. Se ti serve posso usare il mio diversivo. Aia. Distrailo! Distraiamo tutto il mondo. Scendi. Cansa tutto. Creiamo un diversivo, va. Distrailo. Attento, l'energia si sta esaurendo. Ok, ben fatta. Questo sta il suo da farsi, eh. Chissà perché è schiavo. Ma se l'umanità è quasi finita, perché ci dovrebbe essere delle navi schiave? Forse sono i robot che fanno schiavi gli umani, non lo so. Scopriremo tutto andando avanti. No, per tornare indietro. Non si può fare così per tornare indietro. Prima no, va bene, chiaro. Torniamo indietro esattamente come siamo arrivati. Comunque ho scoperto che per fare prima si può fare così. È tipo una scimmia sto qua. Geneticamente modificato forse, non lo so. Medikit. Non ne avevo avuto nemmeno bisogno. Vita massima. Andiamo avanti allora. Ok. Okidoki, andiamo. Cosa abbiamo qua sotto? Da quanto è? Bisognerebbe far finire l'episodio. Forse. Non lo so, c'è scritto che salva automaticamente. Vabbè, andiamo ancora un po' avanti, dai. Non sono così cattivello. Dopo non ho. Diciamo che non ho problemi di tempo, diciamo. Durata del video, ecco. Termine migliore di tempo. Tempo abbastanza relativo. Qua il nostro amico cammina. Guarda quest'albero. Deve essere vecchio di secoli. Secoli! Wow! Ci stanno dicendo quanto avanti siamo nel futuro rispetto ai giorni nostri. Con un certo signore che sta giocando al bottone più grosso con un altro. Per chissà. Mamma mia. Ma pensate dove siamo finiti oggi. Cosa c'è qui? Aspetta. Che c'è? Robot distrutti? Ah, è un campo minato. La strada è minata. Devo trovare un'altra via. Credo proprio di poterti aiutare. Seguimi. Ehi! Che succede? Vedi le libellule? Devi catturarne una. Che diavolo stai dicendo? Non te lo sto ordinando. Te lo sto chiedendo. I rami sono molto alti.
Che ne dici di quella scala? Se mi sollevi, posso tirarla giù. Va bene. Fammi capire. Vuoi che catturi una di quelle libellule? Non sarà facile. Sono veloci e si spaventano facilmente. Ma la cosa che mi piacerebbe sapere è perché... Ce n'è una. Laggiù. La metto sul tuo schermo. È lì, proprio lì. Sul serio, è proprio... Lo so, la vedo. Lo so. Non sono cieco. Dannazione, vuoi stare ferma? Perché vuole che io catturi una libellula, scusa? Voleva solo divertirsi? Maledizione! Tutto a posto? Sì, sto bene! Stai attento! Grazie. Stai attento. Come faccio a catturare? Sei schifoso, ora ti schiaccio. Non esattamente. L'hai presa? No, no, non ancora! Ma tra l'altro, non chiede nemmeno il perché. Fatto. Ottimo. Portala qui. Ma proprio anche soddisfatto, ma perché? Non ho capito cosa c'entrano le libellule ora con un campo minato. Non capisco. Non riesco a capire, ragazzi. Adesso vediamo. È una libellula robot. Mi piaceva giocare con le libellule da piccola. A te no? Sì, io le schiacciavo. Hanno sviluppato dei semplici sensori che rilevano le fonti di energia. Sono rudimentali, ma per quel che ci servono andranno bene. No. Non dirmi. Si è affezionato più a lei, chiaro. Stai fermo. Ecco. L'ho impostata per inviare un segnale alla tua fascia. È dotata di una telecamera e di un sensore. Quindi? Prova. Seguimi. Andiamo al campo minato, probabilmente adesso vedremo le mine tutte. Mamma mia. Dovresti vedere le mine sullo schermo della tua fascia. Bellissimo. Che ne pensi? Niente male? Già. Già, non è male. Puoi aiutarmi ad attraversare le mine? Io non vedo dove sono. Ah! La devo proprio afferrare. Andiamo! Ma comunque è proprio un percorso dritto. Non mettono mine in mezzo, no? E di solito è così che si fa. Si mettono le mine in mezzo al campo, non ai lati. Una cosa un po' particolare, va bene. C'è meno zigzag da fare, perciò li ringrazio anche. Allora, vediamo un po'. Cos'è quella moltitudine di esperienze? Andiamo a prenderla. Assolutamente. Già 30.000. 30.000 anime in Dark Souls sono un botto di roba. Caricamento, attendere. Oh, ho superato. È stato facile. Ok. Un momento.
sento, c'è qualcosa che non va. Cosa c'è? Forse dovresti analizzare ancora la zona. È tutto lì. Abbiamo un problema. Ci sono mine dappertutto. Raggiungiamo quell'edificio. Fuck. Boh, signori, io fermerei qua il video. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto e spero che la serie vi piaccia, perché volevo chiederlo nel scorso video, ma non c'è stato tempo, non sono andati avanti di continuo. Quindi, signori, condividete il video se per supportare il canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo con il prossimo video di Enslaved. Arrivederci!